Non so se Rossano ha mai frequentato questi ambienti tridimensionali. Bene, allora incomincio a dire qualcosa a te. Ti interessa? Sì, perché c'è anche la possibilità di inserire dei file musicali con la guida dell'insegnante di musica, educazione musicale. E poi abbiamo inserito la canzoncina ambientandola in un discorso didattico. Magari se ci sarà tempo ti farò vedere qualche cosina. Tridimensionale, cioè dire ci sono degli oggetti che hanno le tre dimensioni spaziali e addirittura ci si va a sbattere contro se non si sta attenti, quindi se c'è una porta bisogna entrare dalla porta, anche se poi ci sono dei trucchetti vari per poter entrare anche dai muri oppure da altre situazioni particolari tipo i teleport e così via dicendo. E allora, sì, ti do le indicazioni. È un browser, però un browser che si collega solo a un sito, a un server, dove è contenuto il mondo, tutti gli oggetti. Quindi devi scaricare il browser, che bene o male somiglia un po' a un browser per internet. E lo scarichi, adesso ti faccio vedere l'indirizzo, ti faccio vedere il sito, da www.scuola3d.it. Anitel che ci supporta sempre nei nostri lavori online è sempre lì ad incoraggiarci e infatti ci ha dato la possibilità di utilizzare questo spazio nella tecnoclasse della Microsoft. Il progetto si chiama Mille modi per un mondo, 3D per costruire conoscenza ed è un progetto che è stato messo su dall'Istituto Pedagogico di Bolzano. L'istituto pedagogico che si occupa appunto dello sviluppo dell'istruzione nella provincia autonoma di Bolzano. In pratica la provincia autonoma di Bolzano è come se fosse una regione perché ha una notevole autonomia. Il progetto vede impegnate in prima persona Luisanna Fiorini, che è l'ideatrice, o almeno quella che è responsabile dell'andamento di questo progetto. E un nome di rilievo come collaboratore scientifico è quello di Derek Dekkerkov, spero di aver detto bene il cognome, è uno dei massimi esponenti mondiali nel campo della psicotecnologia, la comunicazione che avviene attraverso internet e attraverso anche i mondi virtuali. Lui ci ha dato diversi consigli. È stato presente ad alcune riunioni a Bolzano, delle quali vi parlerà adesso la collega Anna. I fini di questo progetto sono quelli di creare una comunità di apprendimento online con la possibilità di interagire tra i diversi soggetti del mondo, non solo della scuola, direi del mondo della formazione in genere, perché sono presenti sì tante scuole, dalle scuole elementari, passando per le scuole medie fino alle scuole superiori. Sono presenti anche le università, ci sono dei ricercatori, penso che questo mi dirà pure Anna, ci sono degli accordi anche con l'Università di Bressanone, Facoltà di Scienze della Formazione, c'è la presenza di alcuni studenti che quindi acquisiscono delle competenze in situazione e c'è la presenza pure di una parte amministrativa, gli amministratori della Soprintendenza Scolastica di Bolzano vogliono creare anche un NELP. Online, un aiuto per coloro che entrando nel mondo avessero bisogno di avere informazioni sulla parte burocratica e amministrativa per quanto riguarda il funzionamento delle scuole. Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi, io cedo la parola ad Anna che essendo in loco, lavorando a Brunico, mi sembra, quindi a Bolzano, è in grado di darvi maggiori ragguagli sia per quanto riguarda il progetto nel suo complesso, sia per quanto riguarda il progetto che lei sta conducendo con i suoi bambini di scuola elementare. Poi alla fine parlerò io del mio progetto, io lavoro in una scuola superiore, in collaborazione con dei bambini di un'altra scuola, di una scuola elementare. Io lavoro a Cesena e collaboriamo con dei bambini di Castel del Piano. Educazione alla legalità è il tema del mio progetto inserito nell'ambito del sito di Bolzano e ne parlerò ovviamente in maniera più dettagliata dopo. Intanto, ecco, la collega mi sta facendo vedere come ci si muove nel mondo virtuale. Vi lascio nelle mani di Anna Santoni.